ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker, traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Jonathan Harker, 1 ottobre, 5 del mattino. Il professore si è fatto avanti e, posando una mano sulla spalla del dottor Seward, gli ha detto con quel suo modo grave e gentile insieme: «Amico John, non avete timori. Noi tentiamo di fare nostro dovere in un caso molto triste e terribile. Possiamo fare solo quello che noi crediamo meglio. Che cosa altro abbiamo noi da sperare se non la pietà di buon Dio?» Lord Godalming si era assentato per qualche minuto e al ritorno ci ha mostrato un fischietto d'argento dicendoci: «Quel vecchio sito sarà infestato dai topi e in tal caso ho qui un antidoto a portata di mano». Dopo aver scavalcato il muro ci siamo diretti verso la casa, badando di tenerci sotto l'ombra degli alberi, sul prato, quando la luna si affacciava tra le nuvole. Siamo arrivati sotto il portico e il professore ha aperto la sua borsa, da cui ha tratto una quantità di cose che ha posato sul gradino e ha suddiviso in quattro gruppetti, uno per ciascuno di noi, evidentemente. Poi ha spiegato: «Amici miei, noi andiamo verso un pericolo spaventoso e abbiamo bisogno di armi di ogni specie. Nostro nemico non è solo spirituale. Ricordate che lui ha forza di 20 uomini e che se nostri colli e trachee sono di tipo comune e dunque si possono spezzare o schiacciare, lui non può essere assoggettato con semplice forza. Un uomo più forte o un gruppo di uomini più forti di lui può in certi momenti tenere lui, però essi non possono ferire lui come lui può ferire noi. Noi dunque dobbiamo stare attenti di non essere toccati da lui. Tenete questo vicino a vostro cuore». E parlando ha preso un piccolo crocifisso d'argento e l'ha dato a me, che gli ero vicino. «E mettetevi questi fiori intorno al collo». E qui mi ha teso una collana di fiori di aglio secchi. «E per altri nemici più terreni, questa rivoltella e questo coltello. E per aiuto generale, queste così piccole torce elettriche che potete agganciare a vostro petto. E per tutto e soprattutto, infine, questa, che non dobbiamo profanare inutilmente». Era un pezzetto di ostia consacrata che il professore ha infilato in una busta e poi mi ha dato. Tutti gli altri sono stati equipaggiati nello stesso modo. «E ora», ha ripreso egli, «amico John, dove sono chiavi universali? Così che possiamo aprire la porta senza bisogno di scassinare finestra, come abbiamo fatto in casa di signorina Lucy». Il dottor Seward ha provato una o due chiavi universali e la sua abilità manuale di chirurgo gli è stata molto utile. Presto ne ha trovato una adatta e, dopo essersi mossa un poco avanti e indietro, la serratura ha ceduto, scattando con uno scricchiolio rugginoso. Noi abbiamo spinto la porta, che si è aperta cigolando sui cardini arrugginiti. La scena mi richiamava alla mente in maniera sbalorditiva l'idea che mi ero fatto sull'apertura della tomba della signorina Westenra, leggendo il diario del dottor Seward. Suppongo che gli altri abbiano avuto la stessa sensazione, perché di comune accordo si sono tratti istintivamente indietro. Il professore si è mosso per primo ed è entrato. «In manus tuas, Domine», ha detto facendosi il segno della croce mentre oltrepassava la soglia. «Abbiamo chiuso la porta per timore di attrarre l'attenzione di eventuali passanti quando avessimo acceso le nostre lampade». Prudentemente il professore ha provato la serratura nel caso in cui, trovandoci nella necessità di uscire in fretta, non fossimo stati in grado di aprirla dall'interno. Poi, accese le lampade, abbiamo dato inizio alla ricerca. I raggi delle nostre minuscole lampade, incrociandosi, creavano ogni sorta di forme bizzarre e i nostri corpi massicci gettavano grandi ombre. Non riuscivo in alcun modo a liberarmi dalla sensazione che con noi ci fosse una presenza estranea. Una fittissima polvere copriva ogni cosa.
Sul pavimento sembrava alta centimetri, tranne nei punti in cui c'erano orme di passi recenti. Abbassando la lampada, ho capito dal modo con cui la polvere si era rappresa che erano state lasciate da scarpe chiodate. Sulle pareti la polvere formava una folta lanugine e negli angoli si accumulavano ragnatele che la polvere concentrata aveva reso simili a vecchi stracci laceri, spezzandole in vari punti con il suo peso. Sulla tavola, nell'atrio, c'era un grosso mazzo di chiavi, ciascuna delle quali recava un'etichetta ingiallita dal tempo. Le chiavi erano state usate diverse volte perché sul piano impolverato della tavola c'erano molti segni simili a quello lasciato dal professore quando aveva preso in mano il mazzo. Egli si è rivolto a me dicendo: «Voi conoscete questo posto, Jonathan. Di esso avete copiato piante e sapete almeno più di noi. Qual è strada per andare a cappella?» Io avevo un'idea della direzione da prendere, sebbene nella mia visita precedente non fossi riuscito a entrarvi. Perciò sono andato avanti e dopo pochi giri sbagliati mi sono trovato di fronte a una bassa porta di quercia ad arco, rafforzata da strisce di ferro. «È questo il luogo», ha detto il professore, e ha puntato la lampada su una piantina della casa copiata dallo schedario della mia corrispondenza riguardante l'acquisto della proprietà. Dopo aver ritrovato con facilità la chiave nel mazzo, abbiamo aperto la porta. Eravamo preparati a qualche spiacevolezza perché, mentre stavamo aprendo, avevamo percepito una leggera esalazione mefitica che filtrava dagli interstizi. Ma nessuno di noi si sarebbe aspettato il lezzo da cui siamo stati investiti. Gli altri non si erano mai trovati a faccia con il conte, e quanto a me, lo avevo incontrato o nella fase di digiuno della sua esistenza, in casa sua, o quando era gonfio di sangue fresco, in una costruzione diroccata e percorsa da correnti d'aria. Questo sito, invece, era piccolo e chiuso, e il lungo abbandono aveva reso l'aria stagnante e viziata. Al puzzo più disgustoso si aggiungeva un odore di terra, una sorta di miasma asciutto. Ma il fetore stesso, come potrei descriverlo? Non si componeva soltanto di tutti i mali della mortalità e dell'acre pungente odore del sangue, ma sembrava che la putrefazione stessa si fosse decomposta. Mi viene la nausea al solo pensarci. Pareva che ogni respiro esalato da quel mostro avesse aderito al luogo, intensificandone la schifosità. In circostanze normali, un simile tanfo avrebbe messo fine alla nostra impresa, ma questo non era un caso comune, e l'alto, terribile intento che ci eravamo impegnati a conseguire ci dava una forza capace di superare qualsiasi considerazione materiale. Dopo esserci involontariamente tirati indietro nel sentire la prima nauseabonda zaffata, ci siamo accinti tutti, come un solo uomo, alla nostra opera, come se quel luogo esecrando fosse un giardino di rose. Abbiamo cominciato con un accurato esame del posto mentre il professore ci diceva: «La prima cosa è vedere quante casse sono rimaste. Poi dobbiamo controllare ogni buco, ogni angolo e fenditura e vedere se noi possiamo trovare qualche indizio di dove sono andate a finire le altre». Un'occhiata è stata sufficiente a mostrarci quante ne fossero rimaste, perché le grandi casse di terra erano molto voluminose e non c'era da sbagliarsi. Di 50 ne restavano solamente 29. Una volta mi sono preso uno spavento perché, vedendo Lord Godalming voltarsi di colpo e fissare lo sguardo al di là della porta ad arco, nel buio corridoio, ho guardato anch'io, e per un attimo il mio cuore si è fermato. Ho avuto l'impressione di vedere apparire in mezzo all'oscurità il volto altezzoso e malvagio del conte, il naso aquilino, gli occhi rossi, le labbra scarlatte, il pallore tremendo. Ma è stato solo un istante, infatti. Lord Godalming ha detto: «Mi era parso di vedere una faccia, ma era solo un effetto delle ombre», e ha ripreso le sue ricerche. Io, girata la torcia in quella direzione, sono andato nel corridoio, ma non ho visto traccia di nessuno, e non essendovi né angoli, né porte, né aperture di alcun genere, ma soltanto i solidi muri del passaggio, nessuno, neppure lui, ha
avrebbe avuto modo di nascondervisi. Pensando che la paura avesse favorito l'immaginazione, non ho detto niente. Pochi minuti dopo ho visto Morris indietreggiare all'improvviso da un angolo che stava ispezionando. Abbiamo seguito i suoi movimenti con lo sguardo perché indubbiamente un certo nervosismo andava aumentando in noi e abbiamo visto un'intera massa fosforescente che scintillava come miriadi di stelle. D'istinto ci siamo tirati indietro. Il luogo pullulava di ratti. Per un minuto o due siamo stati lì inorriditi, escluso Lord Godalming, il quale evidentemente si era preparato a questa eventualità ed è andato in fretta verso la gran porta di quercia a liste di ferro che il dottor Seward aveva visto dall'esterno e ci aveva descritto, e io stesso conoscevo. Ha infilato la chiave nella serratura e dopo aver fatto scorrere gli enormi catenacci l'ha spalancata. Poi, tratto di tasca il suo fischietto d'argento, ha emesso un sibilo leggero e acuto a cui ha risposto un uggiolare di cani da dietro la casa del dottor Seward, e circa un minuto dopo tre terrier, girando l'angolo dell'edificio, sono arrivati a corsa impetuosa. Senza rendercene conto, ci eravamo avvicinati tutti alla porta, e io ho notato allora che lo strato di polvere era stato molto smosso. Le casse portate via erano evidentemente passate di qua. Ma intanto, in un solo minuto, il numero dei ratti era aumentato enormemente. D'un tratto sembrava che pullulassero ovunque, e la luce delle torce, ondeggiando sui loro scuri corpi in movimento e brillando sui loro occhietti maligni, rendeva il luogo simile a un terrapieno costellato di lucciole. I cani si erano lanciati avanti, ma sulla soglia si sono improvvisamente arrestati a ringhiare, e poi, sollevando simultaneamente i nasi, hanno cominciato a ululare nel più lugubre dei modi. I ratti si andavano moltiplicando a migliaia e uscivano. Lord Godalming ha preso uno dei cani, l'ha portato dentro e l'ha deposto sul pavimento. Non appena i suoi piedi hanno toccato il suolo, il cane ha recuperato il suo coraggio, precipitandosi contro i suoi nemici naturali. Davanti al terrier, i ratti fuggivano velocissimi, tanto che il cane, avendone ammazzati una ventina, agli altri due, portati dentro nella stessa maniera, è rimasta una ben misera preda prima che l'intera massa scomparisse. A quel punto sembrò che la loro sparizione svanisse anche in presenza maligna. Infatti i cani si sono messi a saltare di qua e di là, abbaiando allegramente. Si gettavano di colpo sui loro avversari abbattuti. Li rigiravano e li sbattevano per aria e li scrollavano ferocemente. Ci siamo sentiti tutti sollevare lo spirito. Non so se sia stato perché, spalancando la porta della cappella, quell'atmosfera mefitica si era un poco purificata, o per il sollievo provato nel trovarci all'aria aperta. Fatto sta che il fantasma della paura ci è caduto di dosso come una veste osata, e il motivo della nostra venuta in questo luogo ha perduto qualcosa del suo sinistro significato, senza che tuttavia la nostra determinazione si attenuasse minimamente. Dopo aver chiuso e sbarrato la porta esterna, abbiamo intrapreso la ricerca nella casa, portando i cani con noi. Non abbiamo trovato nulla, tranne una straordinaria quantità di polvere tutta intatta, fuorché nei punti dove io stesso avevo lasciato le impronte dei miei passi durante la mia prima visita. I cani non hanno mai dato alcun segno di disagio, e perfino quando siamo ritornati nella cappella hanno seguitato a saltellare in giro come se fossero a caccia di conigli in un bosco estivo. Quando siamo usciti dalla porta principale, a oriente il mattino già cominciava a spuntare. Il dottor Van Helsing ne aveva preso la chiave dal mazzo e, dopo aver chiuso la porta in maniera ortodossa, se l'è infilata in una tasca. «Fin ora», ha dichiarato, «nostra notte ha avuto notevole successo. Nessun danno è venuto a noi come io temevo che poteva capitare e abbiamo potuto accertare quante sono casse mancanti. Noi abbiamo davanti altre faccende, altri pericoli, altre paure». E quel mostro, lui non ha usato suo potere sul mondo animale per l'unica o l'ultima volta questa notte, così è possibile che è andato altrove. Bene. Questo ha dato a noi opportunità di gridare scacco, in un certo senso, in questa partita che giochiamo composta di anime umane. E adesso andiamo a casa, l'alba è vicina e noi abbiamo ragione di essere soddisfatti del lavoro di nostra prima notte. Può essere destino che noi abbiamo davanti molte notti e molti giorni, pieni di pericolo, ma dobbiamo noi andare avanti e non ci tireremo indietro di fronte a pericolo.
Diario del dottor Seward, 1 ottobre. Io ho proseguito con il mio lavoro e presto ne sono stato completamente assorbito. Dopo un tempo che mi è sembrato assai breve, ecco di nuovo Van Helsing nel mio studio. «Vi interrompo», ha chiesto educatamente dalla soglia dell'uscio. «Niente affatto, entrate», ho risposto. «Il mio lavoro è terminato e sono libero. Posso venire con voi, se volete». «Non serve. Io ho visto lui». «Ebbene?» «Io temo che lui non apprezza molto me. Il nostro dialogo è stato breve. Quando sono entrato nella stanza, lui sedeva nel centro su sgabello con i gomiti su ginocchia e in sua faccia era dipinto fosco malcontento. Io ho parlato a lui più allegramente che potevo e con tutto il rispetto che ero capace di assumere, ma lui non rispondeva. «Non mi conoscete?» ho chiesto. Mi ha dato risposta poco consolante. «Vi conosco fin troppo. Siete quel vecchio cretino di Van Helsing. Vorrei che vi levaste di torno, voi e le vostre stupide teorie sul cervello, al diavolo tutti gli olandesi zucconi». Non una parola di più ha voluto dire, ma stava lì seduto in sua implacabile cupezza, indifferente a me come se io non ero neanche presente. Così questa volta è svanita mia possibilità di molto imparare da questo così intelligente pazzo. E allora andrò, se possibile, a rallegrare me con qualche felice parola a quella dolce creatura di Madame Mina. Amico John, non posso dire come sono contento che essa non è più addolorata e non deve più preoccuparsi per nostre terribili cose, sebbene suo aiuto ci mancherà molto, così è meglio. «Sono pienamente d'accordo con voi», gli ho risposto con grande convinzione, «perché non volevo che il suo proposito si indebolisse. È bene che la signora Harker rimanga fuori da questa faccenda. La situazione è già abbastanza brutta per noi, che siamo uomini di mondo, e ci siamo trovati altre volte in circostanze assai difficili, ma queste non sono cose adatte a una donna. E se essa fosse rimasta coinvolta nella faccenda, a lungo andare ne sarebbe certo stata distrutta». Van Helsing, dunque, è andato a parlare con la signora Harker e suo marito. Quincy e Art sono usciti a cercare le tracce delle casse di terra. Io finirò il mio lavoro e questa sera ci incontreremo di nuovo. Diario di Jonathan Harker, 1 ottobre, sera. Ho trovato Thomas Snelling nella sua casa di Petnal Green, ma disgraziatamente non era in condizione di ricordare nulla. La prospettiva della birra che la mia attesa gli aveva fatto sperare era stata troppo eccitante per lui, ed egli aveva cominciato con eccessivo anticipo a darsi alla prevista baldoria. Ho appreso tuttavia da sua moglie, che mi è sembrata una povera, brava donna, che l'uomo è soltanto l'aiutante di Smollett, il quale tra i due è il responsabile. Mi sono recato quindi a Walworth e ho trovato il signor Joseph Smollett a casa, in maniche di camicia, occupato ad assorbire tardivamente un tè da un piattino. È un tipo sveglio e in gamba, decisamente un buon lavoratore, degno di fiducia e con idee tutte sue. Ricordava benissimo la faccenda delle casse e, dopo aver tratto da un misterioso ricettacolo sul dietro dei calzoni un taccuino tutto squinternato e coperto di segni geroglifici scritti con una grossa matita spuntata, mi ha informato sulla destinazione delle casse. Ce n'erano 6 nel carico che aveva trasportato da Carfax e lasciato al 197 di Shixon Street, Mile End Newtown, e altre 6 le aveva depositate a Jamaica Lane, Bermondsey. Quindi, se il conte aveva avuto l'intenzione di sparpagliare per Londra i suoi orrendi rifugi, deve avere scelto questi luoghi come primo punto di consegna per poterli in seguito distribuire più ampiamente. La maniera sistematica con cui ha agito mi fa pensare che egli non intendesse sistemarsi in 2 sole zone di Londra. Ora è stabilito nell'estremità orientale della riva nord, nell'est della riva sud e nel sud.
e non voleva certo lasciare fuori dal suo diabolico piano l'ovest e il nord, per non parlare della City stessa e del centro della Londra elegante nel sud-ovest e nell'ovest. Allora mi sono rivolto di nuovo a Smollett per chiedergli se sapeva se altre casse fossero state portate via da Carfax. L'uomo mi ha risposto: «Bene, capo, voi mi avete trattato proprio bene». Gli avevo dato una mezza sovrana. «E io dico tutto quello che so. Ho sentito un tale che di nome si chiama Bloxham, che 4 sere fa, all'osteria Lepre Cacciatori in Pincher's Alley, diceva che lui e il suo compagno avevano fatto un lavoraccio, che avevano preso tanta polvere in una vecchia casa a Parfleet. Non ce n'è mica tante di lavori così da queste parti, sto giusto pensando che forse Sam Bloxham ci può dire qualche cosa». Gli ho chiesto se sapesse dove potevo rintracciarlo, aggiungendo che se mi avesse procurato l'indirizzo gli avrei dato un'altra mezza sovrana. Small ha subito ingurgitato il resto del tè, dichiarando mentre si alzava che sarebbe andato subito a cercarlo. Ma sulla soglia si è fermato per dirmi: «Sentite un po', capo. Non c'è senso che io vi tengo qui ad aspettare. Può succedere che trovo Sam subito, ma anche che non lo trovo affatto. In ogni caso, probabilmente non è in condizioni di dirci molto questa sera. Quando attacca a bere, sa, è eccezionale. Se voi mi date una busta con su il francobollo e ci scrivete sopra il vostro indirizzo, io vedo dove si può trovare Sam e la imposto questa sera. Ma voi è meglio che gli andate dietro la mattina presto, se no forse non lo pescate, perché Sam esce presto, fa niente se la notte prima era ciucco». Ottobre. Sera. Una lunga giornata faticosa ed eccitante. Con la prima distribuzione della posta ho ricevuto la busta indirizzata a me stesso, contenente un sudicio pezzetto di carta su cui era scarabocchiato con una matita da falegname questo disordinato messaggio: «Sam Bloxham, Corkans, 4 Potter's Court, Bartle Street, Walworth. Domandare del gisto». Ero ancora a letto quando è arrivata la lettera e io mi sono alzato senza svegliare Mina. Aveva l'aria triste, era sonnata e pallida, insomma non sembrava stare affatto bene. Ho deciso di non svegliarla, ma anche che questa sera, terminata la mia ricerca, avrei combinato di farla ritornare a Exeter. Penso che sarebbe più contenta a casa nostra con le faccende quotidiane a tenerla occupata invece che qui con noi, ma tenuta all'oscuro di tutto. Ho visto il dottor Seward soltanto per un momento, l'ho informato di dove andavo promettendo di ritornare non appena avessi scoperto qualcosa e riferire tutto quanto. Sono andato a Walworth, dove ho trovato con una certa difficoltà Potter's Court. L'ortografia del signor Smollett mi aveva messo fuori strada, e io andavo chiedendo di Potter's Court invece che di Potter's Court. Comunque, una volta trovato il vicolo, è stato abbastanza facile scovare la pensione Corcoran. Ma quando ho chiesto all'uomo che è venuto ad aprire la porta di vedere il gisto, lui mi ha risposto scrollando il capo: «Mica lo conosco io. Qui non c'è uno con un nome così, l'ho mai sentito dire in tutta la mia dannata vita. E non credo neanche che da queste parti c'è uno che si chiama così». Io ho tratto di tasca la lettera di Smollett, e nel rileggerla mi è venuto in mente che l'ortografia con cui era stato scritto il nome del vicolo potesse essere una lezione utile per me. «Voi chi siete?» ho chiesto. «Io sono il gistore», ha risposto l'uomo. Ho capito subito di essere sulla pista giusta, mi ero lasciato fuorviare anche questa volta dagli errori ortografici e fonetici. Una mancia di mezza corona ha persuaso il gestore a mettere a mia disposizione le sue conoscenze. Ho appreso così che il signor Bloxham, il quale aveva smaltito la sua sbornia della sera prima dormendo al Corcoran, era uscito alle 5 del mattino per andare a lavorare al Poplar. L'uomo non ha saputo dirmi dove fosse esattamente situato il posto di lavoro, ma aveva la vaga idea che fosse una specie di magazzino di nuovo genere. E sono dovuto partire per Poplar con questo tenue indizio soltanto. Era già mezzogiorno quando finalmente ho scoperto una traccia soddisfacente su un edificio del genere, e l'indicazione l'ho avuta in un'osteria dove alcuni operai stavano mangiando. Uno di essi ha detto che
in Cross Angel Street stavano costruendo un nuovo magazzino freddo, dato che questo corrispondeva abbastanza al concetto di magazzino di nuovo genere, io ci sono andato subito. Un colloquio con un arcigno custode e con un capomastro ancora più scorbutico, i quali tuttavia sono stati entrambi placati da qualche moneta del regno, mi ha messo sulle tracce di Bloxham. Lo hanno mandato a chiamare quando mi sono dichiarato pronto a corrispondere al capomastro il salario della sua giornata, contro il solo privilegio di fargli un paio di domande su una faccenda privata. Bloxham è un individuo piuttosto sveglio, per quanto assai rozzo nel linguaggio e nel comportamento. Quando gli ho promesso di pagare per le sue informazioni e gli ho dato un anticipo, mi ha detto di avere fatto due viaggi da Carfax a una casa di Piccadilly e trasportato dalla prima casa alla seconda 9 grandi casse, con un carro e un cavallo che aveva noleggiato per l'occasione. Alla mia domanda se ricordasse il numero della casa di Piccadilly, mi ha risposto: «Ecco, capo, il numero me l'ho dimenticato, ma era solo a poche porte di distanza da una grossa chiesa bianca, qualche roba simile, ma niente in confronto della sporcizia della casa dove abbiamo preso quelle maledette casse. Come avete fatto a entrare nelle case se erano entrambe vuote?» «Ma c'era un vecchio tipo che mi ha assunto, che mi aspettava nella casa di Parfleet. Mi ha aiutato a tirare su le casse e a metterle sul carro. Maledizione, ma era l'individuo più forte che ho mai incontrato, e sì che è vecchio, con i baffi bianchi, e che così magro da credere che non può neanche fare un'ombra.» Che brivido che ho avuto nel sentire questa frase. «Caspita, ha preso su la sua parte delle casse come se erano etti di tè, e io che boccheggiavo e soffiavo ancora prima di poter alzare la mia, non sono mica un pulcino io.» «Come siete entrato nella casa di Piccadilly?» «Anche là c'era lui. Deve essere andato più in fretta di me, perché quando ho suonato il campanello è venuto lui a aprire la porta e mi ha aiutato a portarli su nell'atrio.» «Tutte e 9?» «Sì. Ce n'era 5 nel primo carico e 4 nel secondo, una fatica da crepare, non mi ricordo neanche bene come ho fatto ad andare a casa.» Io l'ho interrotto. «Le casse sono state lasciate nell'atrio?» «Sì, era un atrio grande, dentro non c'era nient'altro.» «Ho fatto un altro tentativo per saperne di più. Dunque, non avevate nessuna chiave?» «Mai usato né chiave, né niente. Il vecchio ha aperto lui la porta e l'ha chiusa quando io sono filato via. La seconda volta non mi ricordo, ma questo è stato la birra.» «E non riuscite a ricordare il numero della casa?» «No, signore, ma per questo non è mica difficile da trovarla. È alta, con il davanti di pietra, una finestra che viene in fuori e gradini alti per arrivare alla porta. Li conosco bene, quei gradini, perché mi è toccato portare su le casse con 3 fannulloni che sono venuti ad aiutare per beccarsi 2 soldi. Il vecchio ci ha dato dei scellini e loro, a vedere che prendevano tanto, ne volevano ancora, ma lui ha preso uno per la spalla come per buttarlo giù dai gradini, così tutti sono scappati via bestemmiando.» Sicuro che queste indicazioni mi sarebbero bastate per trovare la casa, ho ricompensato il mio amico per le sue informazioni e mi sono avviato verso Piccadilly. Avevo acquisito una nuova nozione spiacevole. Il conte era in grado, evidentemente, di maneggiare da solo le casse di terra. Il tempo era prezioso, dunque, perché, avendo egli già provveduto a distribuirle, almeno in una certa misura poteva, scegliendo il momento a lui propizio, completare il suo lavoro senza essere notato. A Piccadilly Circus ho lasciato la vettura per proseguire a piedi verso ovest. Superato il Junior Constitutional, mi sono trovato davanti alla casa descritta e ho avuto la certezza che questo fosse l'ultimo rifugio scelto da Dracula.